non ti chiedo qualcosa di sinistra, ti chiedo qualcosa di speranza, visto che la piazza è piena di giovani e visto che se non ci sei tu, insomma, non è primo maggio. Diciamo che una volta la speranza per me si associava abbastanza con la parola sinistra, magari era una visione comunque di parte. Oggi faccio fatica, e invece appunto è una parola fondamentale, però vedi, il fatto che tu abbia distinto tra le due cose significa qualcosa. Dal mio punto di vista ho assistito in questi ultimi mesi al suicidio di un'intera area di pensiero, in qualche modo, a cui mi sono riconosciuto per tanto tempo. Con uno scollamento mostruoso tra la classe che ci dirige, la classe politica in particolare del paese. E la speranza è già un pochino tradita, quella di sperare che chi ci rappresenta appunto e ci guida se ne accorga, si accorga di questo scollamento, di questa lontananza non più sostenibile, per cui anche le parole diventano, ecco, su un palco come questo diventano difficili da dire perché perdono ogni credibilità, no? Quindi io la speranza spero di vederla più nelle persone che stanno sotto, in quelli che ancora hanno voglia di prendere lo zainetto e muoversi per chilometri per magari 5 minuti in cui possono gridare quella cosa lì in cui credono. Sono io che vengo a abbeverarmi di speranza, mi sembra difficile essere io. Questo non è vero, sei modesto, perché sono anni che prima da fan, insomma, poi per lavoro si veniva qui per cantare Coiba e tu la cantavi con gli occhi pieni di gioia, appunto. Però insomma, in questi ultimi anni Letta, cioè, si sono accordati, comanda di nuovo Berlusconi. Gli artisti si offendono quando dico che questa sembra l'orchestra del Titanic. So che tu non lo farai, però perché veniamo ancora qui? Forse perché ancora non abbiamo un'altra casa, perché a volte anche una cosa che si sta deteriorando, che vedi disgregare, che però per tanto tempo ci ha affratellato tutti, si fa fatica a spegnerla come fosse una sigaretta spenta. La verità è che anche questo luogo, questo concerto, il significato che c'è sempre stato dietro va un po' reinventato. La società cambia talmente tanto che una cosa che dura da 24 anni già di suo faticherebbe a continuare a durare. E oggi che la rappresentanza è così poco credibile, e non è solo quella politica, anche quella sindacale, ma lo dirò a loro stessi, lo sanno credo anche loro, che devono compiere un viaggio forse ancora più difficile, perché loro nascono proprio per essere vicini, no? Alla realtà soprattutto del lavoro, e invece probabilmente faticano perché in fondo sembriamo, in questo senso mi rilego a quello che dicevi tu, dei pachidermi che si muovono veramente travolgendo tutto, pensando cercando di mantenere qualcosa invece di allargarsi e aprirsi al nuovo. Ti faccio l'ultima: quando ti hanno chiamato, quanto ci hai pensato e quanto ti pesa essere Daniele Silvestri? No, in realtà in questo caso è andata diversamente, perché non ero proprio previsto, avevo neanche comunicato un'indisponibilità, semplicemente non pensavo che sarei salito su questo palco. Invece sono stato io a chiederlo 3 giorni fa o 4 giorni fa, ma c'è lo spazio per fare una canzone sola? Perché ho deciso di farmi portavoce, come ho già fatto in questi mesi qualche volta, di un'altra piccola battaglia, però in cui credo molto, che è questa del riconoscimento della lingua italiana dei segni, che è un'altra storia che forse col primo maggio c'entra poco, ma lì allora sì, diventa importante che ci siano così tante persone, che ci sia la televisione, che possano essere viste quelle parole, perché non saranno solo dette ma saranno appunto segnate, perché possano essere visti i ragazzi sordi che saliranno sul palco insieme a me, che hanno una vitalità e un'energia strepitose, e perché magari qualcuno abbia voglia di informarsi un po' di più e di andare a firmare una piccola petizione che serve a istituzionalizzare questa risorsa straordinaria che è la lingua dei segni.